piuttosto interessante. Con questo tempo, la fontana ha un'aria... Che tempo orrendo. Spero che il treno riparta presto. I valichi più a ovest si intasano rapidamente di neve. Nel 29 un treno è rimasto intrappolato lassù per una settimana. Ah, colonnello Arbuthnot, vero? E il signor McQueen? Sì, giusto. Allora lei è un delegato dell'azienda, vero? Avevano detto che uno di loro era a bordo. C'è nessuno in stazione? Le uniche persone che abbiamo visto erano un assistente e un passeggero, credo. Sono salite sul vagone che stanno agganciando. Poi qualcuno ha spento le luci della stazione. Credo sia la carrozza Atene-Parigi. Il signor Ratchet e io prendiamo spesso questa linea. Ebbene, ho preso abbastanza aria fresca, vogliate scusarmi? Allora credo che andrò anch'io, voglio evitare ritardi. Credo sia serbo. Dovrebbe essere in serbo. Questo sarebbe il delegato di Istanbul dell'azienda? Una donna? Mademoiselle Marceau, questo è Taip, il macchinista. Lei parla il serbo? Sono turco. Perché dovrei parlare serbo? Sa leggere il serbo? Un po'. Le liste qui a Belgrado sono scritte in serbo. Mi può leggere alcune etichette del carrello portabagagli di Praga? Sì, certamente. Questa sembra una scatola di palle da golf. Credo che questa sia carta igienica, mademoiselle. Pare che questa cassa contenga più succo di carota di quanto Praga ne avrà mai bisogno. Slanina, mademoiselle, abbiamo trovato la pancetta di Klaus. Puoi portarla da lui, così iniziamo a prepararci? Subito. Non mi lamento che sia stata spostata nella mia stanza. Lei mi ha aiutata, non mi dispiace la compagnia. E inoltre sono una brava cristiana dal cuore caritatevole. Perfetto, allora è deciso. Però sappia che ho riservato la cucetta inferiore per me, perché ho paura dell'altezza e delle fermate improvvise del treno. Mia cara, non mi piacerebbe tornare dai ragazzi con le ossa rotte. La cuccetta superiore va benissimo per me. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. E ora, signorina, la prego di scusare. Ho bisogno di andare al WC, come dite voi altri. Io sono cresciuta in Inghilterra, ma sono francese. Oh, io invece sono cresciuta in Svezia e sono svedese. La chiamate toilette? Sto per andare in toilette.
Mademoiselle Olson, il modo in cui sta per trascorrere i prossimi minuti è esclusivamente affar suo. Già, è così. Bisogna guardare, bisogna ascoltare in ogni momento. Se lei origliasse alla porta di ciascun compartimento, chissà cosa potrebbe scoprire. L'idea non mi va del tutto a genio, ma posso provare.